Peppa Family, sono tornata con un altro video, questo è un vlog e stiamo vloggando io e mia sorella, salutate. Ciao. Io e mia sorella stiamo vloggando la giornata che oggi si sposa Francesca e vabbè, poi linkerò il video quando l'avrò caricato, insomma io l'ho fatto tanti tanti auguri a lei e Enzo perché sono una coppia stupenda, Enzo è mio cognato. Comunque siamo su autostrada e appunto stiamo andando a Napoli. C'hiamo un sonno che non ci vediamo, infatti siamo tutte e due armate d'occhiali perché c'hiamo tipo e borse sotto gli occhi che c'hanno i trolley, no? I trolleirini. E niente, quindi io registrerò questa giornata e vi porterò con me al matrimonio. Ciao! Fai vedere il trucco? Chiudo. Avete visto? Antonio sta fra i capelli. Sei emozionata? Moltissimo, ho l'ansia da stamattina, è mia anche, quindi mi ha trasmesso altra ansia, la mia damina. Non è vero, hai detto che col trucco sei rilassata? No, col trucco mi sono rilassata perché non ha preso il piegaciglio, per fortuna. Poi, in diretta live dal bagno di Francesca. È recesso. Qua c'è la madre di Francesca che adesso verrà truccata, mia sorella, tutti i confetti. Tutta la mondezza tua. Non è mondezza il mio trucco. Rimetti a posto. Mia figlia se la devo dire al massimo. Mettiamoci fuori, amore, non ti preoccupare. Come fuori? Oppure mi metto più qua, così in modo che... In modo che, sì. Vedi così se fai meglio. Okay. Vado a far vedere il vestito, tanto il video... Sì. Già te sarai sposata. Sì, quindi già si sarà visto, vai. Vi faccio vedere il vestito perché tanto... Quando vedrete il video si sarà già sposata, quindi non do alcuno scoop. Aspettate, io vi faccio vedere il dettaglio. Il vestito è questo. Tutto strascico. E queste sono le scarpe. Ecco, questa è la stanza. Qua non so dove porta sta porta, aspettate, controllo. Ah, questo è il bagno. Io ho caldo, raga. Beh, insomma, quella è chiusa? Mi c'è qualcosa di Nardi, armadio di Nardi. Chiusa? Sì. Ah, ok, si sa là che c'è? Vabbè, io entro dentro l'armadio di Nardi. Ma non si chiude. Ho paura. Beh, questa è la camera, c'ha pure il coso sopra. Allora, vediamo se dalla finestra si vede qualcosa. La gente passa. Ci siamo preparate. Come vedete, amore, incasinato tutto. Mi sorella, questo è il vestito. Che scarpe argento. La pochette. Può fare delle unghie? E adesso vi faccio vedere l'outfit mio allo specchio. Scusa, dai, voglio te lo faccio. No. È più fashion, sono autodidatta. C'ho sto vestitino H&M, 40 euro. E c'ho ste scarpe molto buttons perché mi sono risparmiata sul vestito. C'ho sto bracciale, sta collana costa M, sto orecchini e la mia pochette Eva. Adesso andiamo al matrimonio. Io e mia sorella stiamo andando al ristorante per ricevimento, siamo sconvolte. Siamo molto provate. E praticamente niente, ero emozionata perché sono dovuta entrare in chiesa come... Cioè io stavo davanti ai damigelle perché era damigella d'onore e abitando a Roma non avevo manco fatto le prove. Francesca mi ha chiamato, mi ha detto guarda devi fare così così e cosà, no? Quindi già stavo un po' panicata, poi vabbè ci hanno fatto mettere seduti, io mi sono un po' emozionata, ero momento da anelli, tutte queste cose, no? E non ho registrato in chiesa perché non... Rispetto. Per rispetto non mi pareva il caso, però ecco, parecchie persone hanno fatto foto, quindi magari trovate in giro nelle pagine di Facebook foto, video e quant'altro. Ah, dovevamo girare là. Cazzo, mi sorella ha sbagliato strada con il navigatore. Aspetta. Per sentire tante che dici stronzate. Io non dico stronzate. E niente, praticamente attenta la macchina. E niente, mo stiamo andando là, dopo farò tanti motorini.
Vi farò vedere Francesca col vestito, è bellissima, Enzo pure, cioè sono proprio carini. E niente, ve lo ringrazio perché siete stati proprio... Cioè Napoli, ogni volta che vengo a Napoli... un affetto, sì. Un calore mai visto e... questa cosa, cioè... mi emoziona ogni volta, quindi vi mando un bacio a tutti. Ovviamente pure a quelli che non sono di Napoli. Mi sono innamorata di sto posto. Certo, la visuale di prima era più figa, infatti. Guardate che bello. Cioè, Napoli è proprio bella. Mi sa che da qua si vede, infatti, qualcosa. No, qua si vede il mare. Qua si vede la Smart Rosa. Figa. Con i gelati. Fantasia di gelato. Voglio il gelato. Ecco la visuale che dicevo io che mi piaceva. Cioè, che spettacolo, raga. Oddio, è sparita. Sarò a far venire Mar de Mare, eh? Tiè, guarda che bello. Fra! Fra! Saluta le gnappe! Ciao gnappe! Aspetta, ciao gnappe! L'ho fatto vedere prima il trucco! Fa vedere il vestito. Niente, gli ammollo. Gli ammolli, gli ammolli. Ma la sposa quando scende? Da qua io lo fa vedere. Ah, questi sono i tavoli. Io sono un fenomeno a fare riprese. Ma sono proprio brava, capito? Guarda che bello. E niente. Adesso ci inquadriamo noi con la visuale. Peace and love. C'hiamo fame? Diglielo. Tanta. Pizzette buone. Pizzette buone. No, gli devi dire la cosa di l'origano che era nei pizzette. Aspetta. L'alga. C'era un'alga? No, l'alga era nei pizzi pulini là. Ah, no. C'era la mentuccia? Nei pizzi. Allora sì, c'era sta ragazza che dice, ah c'è la mentuccia dentro la pizzetta, nel suo. E mia dalla terza pizzetta se n'è accorta. Non è vero, cazzo di... No, praticamente lei aveva detto... Che te ne saresti accorta dopo la terza. Dopo la terza, però in realtà non ho mangiato tre, ne ho mangiate due. Guarda che borze! Non ho dormito, raga. Ne ha mangiate due perché non è passato più il signore con le pizzette. Infatti. Dov'è la mia pizzetta? Ma sai, vedi che borze che c'ho? Guarda le mie. Non ho dormito, vedi? Notti insonne. Ciao, gnappe. Lei è la ragazza di Michele. Amore, fa un saluto. Ciao, gnappettine. Carina. Ciao, gnappe. Questo è il tavolo. Saluta Antonio. Ciao Pettine. Passi anche tu. Fotografo ufficiale. Michele, passa. Saluta. Ciao Gnappettine. Pettine. Bravo. Ciao Gnappe. Fa un brindisi. Fa un brindisi. Brindisi per i Gnappettini. Brindisi alla Gnappa. Vai, guarda dei carucci. E dai, bevo pure io, su. Qua se pappa e se beve. Aspettiamo il dolce. Infatti. Mi fa schifo, però bevo, eh. Non si dice schifo, si dice non mi piace. E non mi piace, però bevo. Hai capito, Roberto? Vai. Abbiamo iniziato a cenare e il menù è a base di tonno. Infatti noi stavamo sotto al tavolo, la gente non si spiegava il perché. Stavamo prendendo qualche scatoletta di tonno. E poi c'erano pacchiotti cotti. Michele, vieni qua, fai vedere alle ragazze. È Michele, c'è il fisico. Piace, piace, piace. Michele con la tenda. Ma che tenda? Una camicia di albero. La tenda da qua e le sale qua. Non è vero, ho preso in Viale Ceccarini. Viale Ceccarini, mi raccomando, andate tutti in Viale Ceccarini e non baccattate la camicia, per carità. Non baccattate. Amo. Lei. Bacianci.
Io amo la mia gnappa. Ma ho fatto lo scandalo. Ah, siamo lesbiche. Oddio, siamo lesbiche. Siamo lesbiche, ci siamo sposate lui. E non c'è la copertura. Ecco la copertura, è arrivata. Enzo, ah, ma tu ti sei messo a parlare di Enzo. Enzo, fagli vedere, fagli vedere la mia, fagli vedere. Fagli vedere, fagli Francia, sei soddisfatta del vestito? Soddisfatta all'imbarciata. Enzo, io pure c'ho uno scoop. Enzo, c'è uno scoop qua? C'ho il vestito stretto, muso aperto e mi sono messa la giacca. Apri il tuo. Apri il tuo del gilet. Una canzone che si chiama Ma fai impazzire. Poi dopo questa canzone però voglio tutti gli amici a ballare, eh? Mi raccomando, tutti, nessuno escluso. Facciamo un applauso agli sposi, grazie. Guarda mentre dormo spogliato, tu passo lì e tu mi parla fatta. Non posso più star fermo che male, non posso aspettare più di male. Si grande se mi guarda così, ti vedo e già mi sente morire. Si doce, si ti sente parlare, si mi viene a passare. Ma... Bene, gnappa, è tardissimo, sono ritornata. Sì, nel calcolo mancava la frutta, il dolce alla torta, però siamo dovuti andare via perché stiamo a pezzi, cioè io sto sconvolta a livelli mai visti. E l'ultima cosa prima di andare a dormire, faccio vedere le scarpe, che tutte le sue foto di Instagram mi dicevate è bello il vestito, però mia che scarpe ci ho messo perché non si vedono. Queste qua, un po' altissime. Davanti sono fatte così. C'hanno tutti questi lacci molto sexy su. La caviglia, tacco, chiusura, lampo, che mi ha fatto venire vesciche. E niente, io vi do la buonanotte. Ciao gnappe.